impegnato, si può dire, certo. Beh, che no, non è stata certo neanche un, in generale, a parte la decisione, però anche per Alfio Pellegrino arrivare in questo momento non è certo così come facile. Come dice Vasco Rossi, è già, siamo ancora qua. Ma sai, sinceramente non me lo aspettavo neanche, perché pensavo che Pasquale andasse avanti lui nonostante queste tre sconfitte. Per me è stata un po' una sorpresa, però ero anche dispiaciuto di essere andato via, perciò non è che ho pensato, quando il presidente mi ha chiamato, che mi ha chiesto se me la sentivo, non ho neanche tentennato, ho detto come no, subito. Perciò la sorpresa è stata che mi ha chiamato, però mi sono sentito anche fuori responsabile di questa squadra insieme agli altri, perciò non ho avuto nessuna remora a dire di sì e provare, non voglio dire un miracolo, però provare a salvare questa squadra, perché merita su tutto, insomma. Non è neanche facile adesso in questo momento, cioè, anche cosa può fare un direttore sportivo adesso in questa situazione? Adesso non è che adesso io proprio ieri parlando con i giocatori ho detto qui è inutile che sì, il presidente ha cambiato per motivi che poi saprà il presidente, ma non sono certo io che vado in campo, o i giocatori tirano fuori tutto quello che hanno in questi tre spareggi, perché diventano tre spareggi, o altrimenti non c'è da fare. Non è che i miracoli li faceva uno, l'hanno messo in croce, e gli altri devono lavorare, cercare di tirarsi fuori da solo. Adesso in mano tutti i giocatori, né al direttore né al mister. Secondo me sono solo i giocatori che riescono e possono tirarci fuori da questa situazione. Anche se sinceramente fino a prima Monza eravamo arrivati al quinto posto, pensavo che si riusciva in qualche modo a rimanere attaccato al gruppo. Invece così non è stato, adesso bisogna aumentare l'impegno. E non bisogna neanche andare giù proprio tutto di morale, perché nonostante che possono andare male queste partite, se abbiamo i play-out o play-off, chiamiamoli come vogliamo, anche quella è un'altra chance per rimanere nella categoria superiore. Perciò meno ci demoralizziamo meglio è, e questo fa parte di tutti. Anzi, in questo modo ho letto qualcosa sui tifosi, io faccio un appello invece ai tifosi, ai giornalisti e a tutti noi, che in queste tre partite abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei tifosi. Poi dopo le contestazioni potremo farle dopo, però adesso in questo momento secondo me c'è bisogno di tutti, e i tifosi in primis. Hai sentito i giocatori, hai avuto modo di parlare con loro, che sensazioni hai avuto dopo questo? Ma adesso non ho ancora sentito tutti, ne ho sentito ancora 3-4, ma sai, loro sperano e ci credono, anche se hanno un pochettino, sono un po' demoralizzati, ma nello stesso tempo io cerco, il lavoro che posso fare io è proprio quello lì, di non demoralizzarsi, di cercare di andare in campo e dare tutto. È inutile a questo punto qui, dobbiamo metterci in testa che sono tre spareggi. Se ci vanno bene, siamo stati bravi, comunque, anche se è una situazione che non dovevamo arrivarci, però a questo punto qui bisogna guardare la realtà. La realtà è che i giocatori devono fare tre partite che devono essere tre spareggi, devono dare l'anima. Qui non è più una questione di come si gioca, di chi gioca, perché anche chi sta fuori deve aiutare quelli che giocano. Perciò se l'intenzione di tutti è questa, ce la possiamo anche fare. Non dobbiamo essere pessimisti, perché il pessimismo ti demoralizza. Io sono del parere che a questo punto qui solo questa via qua ci può dare qualche soddisfazione. Non ci sono altri modi per riuscire a portare questa squadra in prima divisione.
era sensibile o no? Sì, ho parlato ieri con sensibile. Che impressione ha avuto e se è possibile cosa ti ha detto, se ti ha dato qualche consiglio? Se... Mi sembravo io quando sono andato via che parlavo con lui. Non ho niente di... E adesso lui lo accusano di... per la questione della campagna acquisti, però io qui non posso entrare nel merito perché io non so neanche perché è stata fatta campagna acquisti così o no. La scelta era quella e sono andati avanti con le loro scelte. E con Sabatini? Ci siamo visti ieri sera, Sabatini, cioè io sono un professionista, perciò no. C'ho Sabatini come allenatore e dopo già Sabatini in tutti i modi che lo possa mettere a suo agio. Non ci sono né guerre né che io preferisco un altro allenatore. Per me Sabatini, la società mi ha detto Sabatini allenatore e per me fino alla fine Sabatini come tutti gli altri allenatori. Dobbiamo insieme riuscire a levarci dalle sabbie mobili. Visto anche che buona parte di questa squadra è stata creata, tutta insomma inizia campionato, cosa pensi insomma che è una squadra dove qualcuno ha dato sicuramente qualcosa in più, come ad esempio Floriano, altri giocatori, invece altri giocatori forse non hanno reso? Sì, quello sicuro, cioè, l'unico mio rammarico è che questa squadra qui non ha avuto continuità e sulla carta, a detta di tutti, doveva essere una squadra da primi posti, però non ha avuto questa continuità, forse ci manca un po' di personalità di tutti i ragazzi, non in particolare uno o due. Dopo c'è durante l'anno che qualcuno ha fatto benissimo come Floriano, che poi forse è l'unico giocatore preso dai dilettanti, però quello che ha avuto il mio rammarico è che questa squadra più che altro non ha avuto la continuità di tenere, anche quando si era ripresa con Sabatini in ultime partite, che è arrivato fino al quinto posto, però poi non è riuscito ad avere questa continuità. Però questa era una problematica che comunque l'aveva anche quando c'eravamo noi, insomma c'era Sala. Questo è stato il guaio secondo me di questa squadra. È difficile dare una spiegazione a questo... Io l'unica spiegazione che posso dare è mancanza di personalità, di qualche giocatore chiave, di qualcuno che non è riuscito insieme agli altri a nei momenti difficili a tirarsi fuori. Sono un po' andati tutti, in fondo sono tutti ragazzi bravi professionisti ma non di grossa personalità e lì vanno in difficoltà. Guardavamo stamattina tutte le volte che siamo andati in vantaggio, che ci hanno ripresi, o abbiamo perso o abbiamo pareggiato. E non è una questione fisica, è proprio una questione mentale. In questi momenti qualche giocatore importante che ti dà la cattiveria giusta, che ti aiuta gli altri, forse è mancato quello. Io lo dissi anche a Pasquale, dice io che ho fatto la squadra, almeno 3-4 giocatori li avrei cambiati, ma non perché devo cambiarli per forza, perché comunque la squadra aveva poca continuità, comunque facevamo gol e lo prendevamo sistematicamente per questi motivi qui, non tanto perché bisognava cambiare, c'era qualche cosa da aggiustare. Io però guardando i numeri, qualcosa da fare ci poteva esserci, insomma. Sinceramente, aspettavi un ritorno di Sala, al di là che... Ma sai, cambiando, di solito si cambia allenatore. Ma questo l'avevo pensato anche quando sono andato via io. Prima cambia allenatore, poi dopo, una volta che cambia allenatore, se le cose poi vanno ancora male, la responsabilità è anche del direttore, ma la prima cosa si cambia allenatore. Ho letto che il mister ha detto che è rimasto perplesso, sono convinto anch'io, perché d'altronde le responsabilità tecniche sono prima di tutto dell'allenatore, che poi bisogna sempre dire che sia Sala che Sabatini, quando le cose non vanno, quando vanno bene bisogna prendere tutte, ma anche quando vanno male le responsabilità sono di tutti, sia l'allenatore che i giocatori, insomma.
vogliono fare il silenzio. Io spero invece che ci ripensino e ci diano una mano, perché in questo momento c'è bisogno di tutti e soprattutto dei tifosi.